Presidente, cosa aspetta il Consorzio di Bonifica Brenta in questi prossimi 5 anni? Qual è la linea che dovrà seguire? La linea che dovrò seguire è quella di aggiornare il consorzio, di migliorarlo, di far sì come ha deciso la Regione Veneto quando ha accorpato i consorzi di bonifica per avere la riduzione dei costi, il miglioramento del programma e dei lavori, di riuscire a contenere i costi in modo tale da portare dei miglioramenti e far più lavori possibili sul territorio. È importante, specialmente nel nostro consorzio, dove c'è il più grande bacino acquifero d'Europa, riuscire a mantenere la qualità e a migliorarla la qualità dell'acqua potabile che è in falda, perché sarà questa la sfida del futuro e abbiamo bisogno di persone capaci e preparate che portino avanti questo progetto. Ecco qua. Per quanto riguarda la ricarica della falda acquifera, avete degli esempi unici in Italia? Ci sono dei progetti che sono unici anche in Europa di ricarica della falda. Faccio riferimento ai comuni dell'Alta Padovana, dove è previsto un attingimento per l'acqua potabile anche del Basso Padovano del Rovigo di 2 metri cubi al secondo, 2.500 litri al secondo. Ecco, andare a fare un attingimento del genere senza pensare a una ricarica artificiale della falda è una cosa impensabile. Il mondo agricolo sta investendo in questo aspetto, passando dall'irrigazione a scorrimento e per cui attingendo acqua di falda sta utilizzando minor acqua possibile e porta avanti i progetti di pluvirigo. Questo fa sì che ci sia un risparmio di circa il 70% dell'acqua che in questo senso viene lasciata e destinata a uso potabile. Per quanto riguarda la sicurezza idraulica, ci sono dei cantieri in essere. Quali le prime opere della sua nuova? Le prime opere è la sicurezza dei paesi che sono Rubano, Selvassano, Sacrolongo. È prevista una nuova idrovora e l'ampliamento di quelle esistenti proprio per mettere in sicurezza quei territori che abbiamo visto anche recentemente, anche l'anno scorso, sono andato decisamente in crisi. Ecco, questo è il percorso che intendiamo sviluppare e che vogliamo portare avanti sul territorio.